Un derby senza rivalità, ma col ritmo di chi gioca per quei 3 punti di distacco, annullati grazie al ribaltone con cui il Castrovillari ha espugnato il Comunale di Locri. I ragazzi di Marra saltano la fase di studio, creano peso, a Pellegrino però non arrivano palloni e il Locri risponde facendo il test all'ex Galluzzo. Al 13° Libri avalla con finezza tempo tecnica la fuga di Pannitteri, che prova a rifilare la sfera alle spalle di Galluzzo. Al 16° l'azione più bella la giocano in velocità Biancola, Pannitteri e Pagano. Triangolazione in piena tre quarti Amaranto, riceve Biancola, inoltre per il sovrapposto Pannitteri e di fronte a loro il taglio di Pagano che prova il tiro. Al 25° Ennin brucia Coluccio in velocità, ma lo stesso canadese perde poi il vantaggio acquisito. Salgono in cattedra i padroni di casa, Pannitteri conclude di prima intenzione alle soglie della mezz'ora, Mazzone si infila in aria con il piglio offensivo e calcia sicuro, mentre Strumbo si aggiusta la sfera per un diagonale che si impenna. Finora il dominio è di Galluzzo. Nel frattempo Puntoriere dà voce in capitolo ai suoi tentando la sponda ad una palla assistita al centro dell'area di porta, in scivolata salta il tapin. L'altro avvio di frazione ha lo stesso sapore dell'inizio della gara, con il Castrovillari che sposta il baricentro in avanti e Ungaro che naturalmente prende in consegna Caruso. Al 7° Pannitteri cerca ugualmente il suo compagno di reparto che manca la deviazione, la palla vagola in aria a pochi centimetri e Caruso la spinge dentro. È l'1-0, ma il Castrovillari inizia a giocare la sua vera partita. Marra cambia modulo con l'ingresso di Pandolfi e rileva Forgione, spostando così sulla destra il motore esecutivo delle pressioni a rete. Il reparto offensivo dei cosentini sembra moltiplicarsi e al 23° un calcio d'angolo concede all'Omasto la possibilità di appoggiare il pallone alle spalle di Pellegrino per mettere in equilibrio il risultato. Subito dopo Ielo conclude a fil di palo un'incursione fraseggiata e scivolata sino in area di porta. Il Locri reagisce con una personale, possente conclusione di Pagano, ma Galluzzo è con i piedi per terra. Al 42° Pandolfi sguscia alle spalle dei centrali Amaranto e sul tempo dettato da Ennin in sacca a pochi passi da Pellegrino. Io più che bravi a loro, alla reazione, direi bravo a lei per lo studio. Ci si chiedeva sin da prima che fine avrebbe fatto Pandolfi nell'ordine delle sue idee odierne. Quando l'abbiamo visto in panchina io ho pensato sicuramente entrerà per rivisitare la situazione tattica ed effettivamente la manovra ha guadagnato elasticità. Sì, anche perché, ripeto, noi avevamo cambiato modulo anche perché in 2 settimane avevamo preso 8 gol, volevo cercare un po' di sicurezza da parte dei difensori. E noi quando giochiamo con i 3 attaccanti chiedo un grosso sacrificio e diciamo che Pandolfi nelle partite precedenti si è sacrificato tantissimo e un po' di respiro non gli faceva male. Poi sapevo che magari a partita in corso, come è successo anche contro il Marsala, poteva essere decisivo. Ripeto, ma al di là di Pandolfi che è stato bravo, devo fare un plauso anche ai vari canali, lo stesso Villa che sono entrati e hanno dato il loro contributo. Questa è una squadra molto giovane che nonostante ha perso degli uomini di tanta qualità e esperienza, oggi non era facile perché magari a livello psicologico quando perdi il capitano, un uomo importante come Gallone, lo stesso Siano, magari potrebbe subentrare nella testa una specie di disarmo, ma è stata brava la squadra, soprattutto i grandi che hanno dato tanta sicurezza ai giovani nel farli giocare spensierati. Castrovillari che doveva arrivare smembrato invece ha giocato bene le sue carte, vedi la carta Pandolfi, ha provato subito a cercare la porta, non ha impensierito Pellegrino, invece chi ha creato è stato proprio il Locri, dove peraltro oggi hai dovuto assoggettare un attimo una situazione di centrocampo che secondo me è riuscita benissimo perché Pagano, anche se è venuto fuori meno, ha lavorato tantissimo, ha guadagnato scena foti. È vero, avevamo il problema, noi abbiamo un problema dei 2000 perché abbiamo qualche difficoltà sui fuoriquota, in base a loro noi dobbiamo fare pure la formazione la domenica, i ragazzi, però Foti oggi ha fatto una grande partita, ma tutta la squadra ha giocato bene, il centrocampo ha retto molto bene con Libri, Mazzone e Pagano, come ho detto prima eravamo entrati bene in partita, avevamo sbloccato bene la partita, nel nostro momento migliore loro hanno trovato il pareggio
una disattenzione sul calcio d'angolo ci sta, questo è, in questo momento è quello che ci sta penalizzando tantissimo, è già la seconda, la terza, quarta volta che ci succede. Però lo sappiamo, noi dobbiamo essere bravi in questo momento di stare uniti e lavorare con molta tranquillità e correggere quegli errori. Ci vuole più determinazione e cattiveria in queste situazioni, perché la cattiveria noi la dobbiamo mettere in queste situazioni, quella cattiveria agonistica che ci serve. Cosa ti fa più arrabbiare? Averlo preso quel gol del 2-1, averlo preso in quel minuto con poco recupero, o non si doveva perdere un uomo alle spalle, anche se di primo acchito dava l'impressione di un fuorigioco? No, non abbiamo sbagliato, non possiamo lasciare l'uomo alle spalle, pure se quello ha fatto il taglio va seguito. Poi lo andiamo ad analizzare bene vedendo l'azione, non mi va adesso di analizzarlo perché non ce l'ho in mente, non ce l'ho bene, e poi lo andremo a analizzare con la squadra. Però a me dà fastidio prendere soprattutto il primo gol sul calcio d'angolo, quello là è la cosa che più mi fa rabbia, perché non posso prendere un gol lasciando l'uomo libero e rimanendo tutti fermi. Questa è già la seconda volta, pure con la Turusic è successo. Questa è una situazione dove c'è da lavorare tantissimo, e ci vuole cattiveria, rabbia, che io non lo devo far muovere l'avversario. Però ci andiamo a lavorare, questo è il problema. In questo momento c'è da stare tranquilli, lavorare, non abbassare la testa e affrontare le cose con molta tranquillità, e sapere che noi non molliamo, andiamo a lavorare e basta.